Pronti per la quarta parte dedicata a Sant'Arcangelo, un Sant'Arcangelo che ha vinto e bene sul campo del Mestre a Portogruaro, 4-0, una gran bella partita, al decimo ha aperto le marcature Piccione che è andato in doppia cifra, tra l'altro doppia cifra in termini di gol e in termini di assist, quindi in quella che sarebbe, l'amico Loriano Zannone ci insegna, una doppia nel basket, al trentesimo di Sant'Antonio, al quarantesimo Capellini, al ventisettesimo della ripresa e poi Strecali ha chiuso i conti. Tra l'altro anche un gol molto bello anche per la costruzione, quello di Gianmarco Piccioni, che andiamo subito a presentare perché è nostro ospite. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Loriano Zannoni. Buonasera a te. Buonasera. E ancora buonasera a Cesare Trevisani. Buonasera. Allora, raccontaci perlomeno questo gol, perché insomma c'è stata una finezza molto bella che anche in queste categorie non è facile vedere, di Dalla Buona, colpo di tacco per il tuo gol. Sì, è stata una giocata bellissima da parte di Dani, che praticamente mi ha messo davanti alla porta e è un tiro soltanto da mettere dentro, perché vanificare in un'azione del genere sarebbe stato un po' brutto. Ma non ci hai neanche pensato tu a vanificarlo? Era talmente importante fare gol e portare a casa i punti che il nostro obiettivo era quello, riscattare la brutta prova di Renate e cercare di portare punti a Sant'Arcangelo. Avete segnato 3 gol nei primi 40 minuti, quindi insomma siete partiti bene, ma avete anche tenuto bene proprio tutta la prima frazione, perché poi dopo è arrivato anche il quarto nella ripresa, però diciamo che avete già archiviato la pratica all'intervallo. Sì, non era una cosa che non era mai successa durante l'anno, perché abbiamo sempre vinto partite 1-0, 2-1. È stata ieri in conferenza stampa del dopogara, ho detto è stata, penso sia stata la gara perfetta, perché abbiamo sbagliato poco o nulla, abbiamo concesso poco. Finire 3-0 in un campo come il Mestre, contro una squadra come il Mestre, penso sia tanta roba. Sei uscito nell'intervallo per un problema fisico, come stai? Sì, è stato più precauzionale, ho sentito tirare per una vecchia cosa che avevo patito, però... Ci sarai domenica per il derby con il Ravenna? Credo di sì, dai. Ci devi essere per forza, perché qui il mister sicuramente ti vorrà schierare, perché sarà decisiva. Loriano, diceva giustamente Gianmarco, una partita quasi perfetta, e in effetti così è stato, ed era quello che ci voleva per risollevarsi dopo la prima stecca dell'era Zeman, perché insomma erano arrivate queste 2 vittorie più un pareggio, 7 punti, poi il KO, adesso un'altra vittoria, sono 10 punti in 5 partite, direi insomma una media di 2 punti che non è affatto male. Sì, nel complesso dell'era Zeman molto molto bene. Certo che è incredibile vedere il Sant'Arcangelo di 7 giorni prima e il Sant'Arcangelo della partita in casa del Mestre. Poi si spiega un po' di più con le partite precedenti, quella della domenica precedente, che erano state comunque di buonissimo livello. Ieri, come ha detto Gianmarco giustamente, partita eccellente, è andato tutto alla grande, si è rischiato molto poco, gol anche belli. Anche l'ultimo contropiede è stato col gol di Strecal, è stato un gol di buona fattura, giocato bene, ma anche i precedenti, al di là del ci sono stati un paio di errori di Gritti per il Mestre, però da quegli errori sono nate delle buone giocate del Sant'Arcangelo, e quindi passa una squadra attenta, una squadra che ha chiaramente capito che al momento era da prendere al volo, perché guardando anche la classifica era più che fondamentale, non esiste una parola, ma era fondamentale la vittoria di ieri. Sarebbe bastato un pareggio, poi sarebbe giocata l'ultima giornata, ma chiaramente oro la vittoria di ieri. Cesare, te l'aspettavi, oltre al risultato piuttosto abbondante, ma anche una prestazione così, dopo invece quella brutta partita, no, di solo 7 giorni prima? Io credo che sia un risultato sorprendente, perché il Sant'Arcangelo in difficoltà contro le Renate aveva bisogno certamente di una riscossa dal punto di vista della determinazione, ma quella non è mai mancata, ma della qualità del gioco, insomma, della capacità di approfittare delle occasioni, è difficile pensare che potesse intanto vincere a Mestre per come ha vinto, largheggiando e soprattutto
imponendo già nel primo tempo ad una squadra che è vero che non ha probabilmente degli stimoli enormi, però insomma è comunque una squadra fra quelle che in questo campionato ha fatto una buona impressione, insomma, dal punto di vista organizzativo, di qualità dei giocatori e del gioco che esprime. Però il calcio è anche bello per questo, perché ti dà delle possibilità, e se sei bravo a sfruttarle, e Sant'Arcangelo lo ha fatto, non sbagliando niente, e se tu non sbagli niente, hai tre occasioni, fai tre gol. Quindi questo è successo, per fortuna la partita si è calata così bene che ha dato anche la possibilità probabilmente di non spendere un'enormità di energie per la gestione di questa partita. Ho letto che anche a Mestre, insomma, l'hanno preso con una certa filosofia, perché comunque il campionato che hanno fatto non è male, e quindi bene, perché se tu togli a questa classifica tre punti, sarebbe una classifica molto, molto, sarebbe drammatica, molto, molto preoccupante. Oggi resta una classifica da sistemare definitivamente nel prossimo e ultimo turno, però insomma dipende solo da Sant'Arcangelo contro un avversario che è Ravenna, che insomma è un avversario, fra virgolette, che è affrontabile, non è una corazzata, ecco. Diciamo che se non arriveranno brutte notizie in settimana per quanto riguarda insomma anche la questione della Corte federale, no, legata a quel pagamento arrivato in ritardo per il Sant'Arcangelo, ma che riguarda anche proprio il Mestre stesso, quindi se non dovessero riaprirsi anche i giochi, no, in chiave di possibilità playoff per il Ravenna, sono Ravenna che dovrebbe comunque essere fuori dai giochi e che comunque in ogni caso avrà meno motivazioni di un Sant'Arcangelo che invece si deve salvare, e per salvarsi, insomma, qualcuno ha parlato anche di una possibilità di pareggio. Io credo che Sant'Arcangelo domenica dovrà scendere in campo per cercare i tre punti e basta, perché insomma alla fine sennò potrebbe avere delle brutte sorprese. Sì, Sant'Arcangelo, almeno rispetto a tante volte, altre volte, che questo campionato malefico, che è malefico perché è gestito da persone che, ma vecchi discorsi che abbiamo fatto, sì, tante volte, almeno questo verdetto ci sarà prima della partita, e quindi tu saprai già che cosa devi fare e che cosa è possibile fare domenica. Io non ci voglio nemmeno pensare, sinceramente, ad una penalizzazione, perché in questo uso le parole, secondo me, che non fanno una piega di Borzan, cioè il calcio deve capire da che parte stare, se vuol premiare o comunque non punire i farabutti, o vuole premiare e sostenere quelli che onorano gli impegni, e nel calcio onorare gli impegni in questo momento è il fattore fondamentale. Il Sant'Arcangelo con questa società ha mostrato di farlo. Quello che è successo è un errore, ma un errore veniale, e allora bisogna decidere a che parte si sta, perché se io penso che ancora gioca questo campionato una società che è fallita all'inizio dell'anno, dico che mi sarebbe abbastanza chiaro da che parte da che parte stare, insomma. Era presente anche Mestrovic, il presidente, vi è venuto a trovare, ha tenuto un discorso anche alla squadra sia prima della partita, il giorno precedente, sia poi dopo è venuto a complimentarsi con voi, immagino, negli spogliatoi. Sì, è stato la prima volta che venne fu proprio col Mestre all'andata, ci portò bene, anche questa volta è venuto. Ovviamente avere il presidente vicino che vive lontano è sicuramente uno stimolo in più. Lui è arrivato e ci ha dato quella carica in più, quell'1% che ci ha portato a vincere la partita, secondo me. 10 gol più 10 assist, direi insomma che il tuo campionato è un campionato importante. Sì, è un campionato importante, devo ringraziare sicuramente i miei compagni, perché da solo in queste categorie fai poco. Sicuramente poteva andare anche meglio, però per me l'obiettivo principale è quello di salvarmi, di salvarci tutti quanti, perché è stata un'annata molto lunga e molto complicata, quindi speriamo di raggiungere questo obiettivo domenica prossima e andare in vacanza un po' tranquilli, e soprattutto regalare una gioia anche al presidente che ci tiene tanto e che ha fatto molto per noi. Mariano, è il giocatore insostituibile del Sant'Arcangelo, Gianmarco? Ma sì, insomma, il rendimento poi parla chiaro, per i gol, ma per l'importanza nello scacchiere. Io devo dire che in tanti, non tutti, con Zeman ancora di più, c'è una precisa idea non tutti e 11, ma una precisa idea di come andrà in campo la squadra e chi andrà in campo, abbastanza continuo in questo, e secondo me anche con scelte giuste. La sua, non dico che sia scontata, ma insomma un rendimento tale per cui sarebbe sorprendente vederlo fuori.
anche perché poi Sterkel l'ho pronunciato due volte stasera ed è una cosa incredibile. Per il momento non c'è gara, non c'è scelta, non credo ci possa essere scelta. È stato il suo primo gol tra l'altro in campionato. Sì. Non credo si possa essere scelto in questo senso, ma anche negli altri ruoli, ecco, nel suo ruolo dico era quasi scontato, ma anche negli altri ruoli ha dato fiducia comunque agli stessi giocatori, probabilmente anche questo ha aiutato ad avere quella continuità che serviva, alcune certezze e non cambiare troppo spesso il sistema, è più o meno sempre rimasto così, al di là del fatto che secondo alcuni anche per me di Sant'Antonio in qualche partita è stato un pelo più avanti e non proprio da mezz'ala, ma questi sono dettagli. Per il resto è stato sempre lo stesso sistema e sta pagando. E a proposito di gol, dobbiamo accontentare una tua fan, così si è firmata, che ci chiede? Pizzone, a chi dedichi il tuo gol di ieri? Sicuramente a mia moglie e mia figlia, che mi sopportano tutti i giorni. E anche a due persone speciali che sono due amici, e dedico anche a loro, che sono Simone e Matteo. Benissimo, abbiamo accontentato anche la fan per questa dedica, insomma, a quattro persone. Sì. E andiamo a vedere anche il quadro dei risultati per vedere un po' anche come si è andato ad inserire questo successo del Sant'Arcangelo in una giornata favorevole per i colori giallo-blu. Cesare? Se la sono giocata e non sono riusciti a segnarsi a vicenda la partita veramente più calda di questa giornata, cioè Fano e Teramo. La San Benedettese ha perso e ci ha rimesso la panchina Capuano. Il Vicenza ha raggiunto il pari, stava perdendo fino a pochissimi istanti dalla fine e praticamente forse era anche definitivamente ormai condannato, ma insomma. Sarà un brutto avversario purtroppo per chi dovrà affrontarlo ai play-out, però a questo punto insomma credo che i giochi siano fatti, insomma il Padova sta festeggiando giustamente il dominio di questo campionato e lì dietro adesso sono tre squadre a pari punti, mi sembra 52, sarà una bella gara per la griglia migliore per i play-off. Insomma, sperando, Gianmarco, che non arrivino brutte sorprese, no, dalla Corte federale che si riunirà, come detto, in settimana, siete tornati padroni del vostro destino. Cioè, in caso di vittoria, stiamo facendo gli scongiuri per il Sant'Arcangelo, comunque in questo momento, con questa situazione, non dovreste più guardare i risultati degli altri campi. Sì, noi non dobbiamo far calcoli, dobbiamo andare domenica in campo con la stessa mentalità che abbiamo mostrato domenica. Ieri non dobbiamo pensare a niente, dobbiamo pensare a penalizzazioni, queste sono cose della società che sicuramente e spero andranno per il verso giusto. Noi dobbiamo andare in campo domenica e ci giochiamo tutto, è inutile, tanti giri di parole sono inutili, ci giochiamo tutto e dobbiamo andare in campo per vincere la partita. Alla vigilia di questa giornata ti saresti aspettato una classifica così, quindi insomma molto diversa, anche se i punti non sono tanti, però la sostanza è cambiata tanto rispetto a qualche giorno fa? Sì, penso che tanti si sarebbero aspettati la nostra vittoria a Mestre, soprattutto così larga. Fano e Teramo che hanno pareggiato sicuramente ci ha dato una mano, e sapere che il Vicenza è matematicamente play-out, come ha detto bene lui, per noi è importante, perché affrontare il Vicenza play-out sicuramente non sarà facile per nessuno, per blasone, per pubblico che hanno, e poi obiettivamente hanno una squadra che con quella posizione di classifica c'entra poco. Mister Karel Zeman ha preparato bene la partita, insomma poi si è visto in campo, no? Quello che poi è stato anche il vostro rendimento, sapendo che il Mestre soffre un po' le squadre che si chiudono e ripartono velocemente, ha un po' snaturato, no? Quello che è il gioco, che è stato per buona parte insomma della stagione il vostro tipo di gioco e soprattutto quello che sta proponendo adesso Zeman, però ha funzionato. Quando è arrivato il mister, l'hai detto prima tu, abbiamo fatto 10 punti in 5 partite. 5 partite, sì. Se non, tranne l'incidente di Renate, penso sia stato, penso dalla sua gestione sia stato impeccabile, perché abbiamo vinto a Vicenza, abbiamo vinto contro il Sud Tirol che adesso è secondo in classifica, a Salò abbiamo pareggiato una partita che per ampi tratti magari meritavamo anche di vincerla, Renate ha perso una partita con un incidente che può capitare nel calcio.
dopo la vittoria di ieri, penso che Zeman sia stata una manna dal cielo per noi. È stata la svolta? Sì, cioè sono i risultati a dirlo, però devo dire anche che è sorprendente. Io non so quanti di noi da fuori, c'è anche da dire, io sicuramente... che Cesare si associa? Sorpreso sia dalla scelta sia da, poi da cosa è successo, perché è inevitabile adesso farmi la colpa dal mio punto di vista personale, perché credere, ma noi guardiamo semplicemente al curriculum, al pedigree e a cosa ha fatto prima l'allenatore. Noi vediamo che Cavasin ha fatto della Serie A posto che non allenava da parecchio e pensiamo che debba farle vincere tutte, chiaramente allargo il tiro e esagero. E beh, vediamo un Karel Zeman che ha okay, anche la pecca, tra virgolette, di avere il nome del il cognome del padre, che però non aveva un curriculum in passato così sfolgorante. E pensiamo, e poi magari ci sono voci che dicono chissà questo, invece insomma ha fatto il massimo possibile, credo, perché poi una sconfitta in 5 paesi ci sta pure, e le altre sono state anche giocate bene, con attenzione, salendo in classifica, tanto di cappello. E tra l'altro Cesare diceva giustamente, Loriano, un nome pesante, anche perché insomma quando si parla di Zeman, di Zemanlandia, no, ci si immagina sempre, no, la squadra, come le squadre più belle di Zeman, no, comunque votata all'attacco, e molte volte questa cosa per chi si deve salvare non è proprio, diciamo, l'ideale, no? Quindi c'era anche, no, il nome era non solo pesante per quello che ha fatto nella sua storia il babbo appunto di Karel, ma anche perché propone, per il tipo di calcio che propone insomma suo babbo, no? Quindi l'idea, no, di quel nome richiama un tipo di calcio che, se vogliamo, poco si concilia per quella che è l'idea normale di una squadra che invece debba serrare bene i ranghi per centrare la salvezza. Sì, fra l'altro reduce da una salvezza lo scorso anno ottenuta, e quindi Zeman certo non è, probabilmente non ha il blasone del padre. Io credo che, presa complessivamente la sua carriera, ci abbia più guadagnato che rimesso dall'essere il figlio di Zenit Zeman, però sul campo si sta meritando di essere chiamato in una squadra di Lega Pro, ha salvato l'anno scorso chi l'ha chiamato, sta facendo molto bene quest'anno a Sant'Arcangelo, e quindi... È vero che, voglio dire, io credo che nessuno potesse pronosticare questa scelta fra i tanti allenatori che ci sono disponibili, andare a cercare Karel Zeman, però chi l'ha fatto ha scelto bene, quindi niente da dire. Ripeto, secondo me, voglio dire, il cognome fin qui l'ha più aiutato che penalizzato. Il contrario, voglio dire, l'ha aiutato? No, nel senso, l'ha aiutato perché comunque è un allenatore che magari qualche volta lo chiami anche perché è figlio di Zeman. Ah, ecco, in questo senso. Senza pensare che possa... è evidente che non ha magari la come dire, non è la fotocopia tattica di, certo, suo, di certo, suo padre. Certo. No? Però se uno prende il figlio di Zeman perché pensa che il figlio di Zeman faccia giocare bene le squadre come suo padre... Insomma, un po', ma è un po' un azzardo, insomma, chiaramente sono due persone diverse. Due messaggi per il nostro ospite. Piccioni, sei il più grande giocatore del Sant'Arcangelo, la tua Licia. E poi c'è un altro. Piccioni, il più grande giocatore di Briscola che abbia mai conosciuto. Ciao da Dado. È vera questa cosa? Più o meno. Te la cavi anche bene a Briscola? Molto bene. Un bomber anche con le carte, allora. Ma chi è il tuo compagno di Capellini? Sì. Imbattibili. No, perdiamo spesso invece. Ah, sì? Sì, sì. Ah, allora, ma allora vabbè, dai, a carte tante fortuna. Ho capito, però qui ti ha dato del campione. Ma quello che ha scritto il messaggio è quello che vince contro di me probabilmente. Ah, ecco, quindi era un messaggio, diciamo, sì, per umiliarti, sì, fondamentalmente. Credo. Poi lo rivedo domani, tanto. E scatta la sfida, sì, scatta la sfida. Sì. Benissimo, allora dicevamo, domenica ovviamente tu dovrai essere in campo perché ci sarà questo match per voi determinante, che sarà anche un derby, insomma, della Romagna. Tra l'altro, insomma, è salito anche il Rimini, quindi, insomma, noi ci auguriamo di vedere le tre squadre romagnole, no? Certo. Tutte e tre in Serie C. A questo punto mancate solo voi matematicamente. Detto come prima, domenica per noi è una finale, ci giochiamo tutto, spero e credo che riusciremo a raggiungere l'obiettivo sudando, ma riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Benissimo, allora in bocca al lupo per questa sfida decisiva, grazie Loriano. Grazie a te.
a te tra poco la parola qui al mio posto per la serata basket. Grazie Cesare, un pensierino della sera? Queste sono le settimane dei verdetti, tutti i campionati che si svolgono d'inverno, in queste partite, in queste domeniche qualcuno piange, qualcuno ride, qualcuno si dispera perché deve fare degli spareggi, quindi in bocca al lupo certamente a Sant'Arcangelo. Domani sera c'è una partita molto importante al Flaminio e qui passo il testimone per la prossima parte della trasmissione, però ovviamente in bocca al lupo ai Krebs e tutti quelli che in questo periodo si giocano qualcosa, perché dopo tanta fatica, dopo tanti sacrifici arrivano queste partite finali, questi spareggi. La Battistelli è lì, sì, ai playoff per la sempre domani, playoff gara 3 decisiva. Fammi per la dire finale, che anche l'Emanuele di Riviera Volley Rimini giovedì, se vince, viene proposto in Serie C. Ogni giorno c'è qualcuno che si gioca qualcosa. Bene, è un periodo frizzante per lo sport, in bocca al lupo ovviamente. In bocca al lupo a tutti, soprattutto a tutti quelli del nostro territorio. Noi il tifo lo facciamo per loro, poi dopo gli altri lo faranno per gli altri. Grazie ancora Cesare, tra poco alla serata basket. Adesso andiamo dagli amici di Fisiochinetica, tra l'altro partner del Sant'Arcangelo Calcio. Restate con noi. Con la stagione fredda iniziano i dolori? Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisiochinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisiochinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Gelso Sport, Igea Marina, Domus Medica, Nova Feltria e su internet fisiochinetica.it.